Presidente, quest'Aula ha visto tra ieri e oggi dei momenti piuttosto concitati, anche un po' di tensione, un po' di nervosismo, mentre io credo che questo sia un momento che richiede calma e lucidità. E quindi mi piacerebbe fare un momento un passo indietro, cercare anche di abbassare un po' i toni. Un passo indietro perché credo che ci sia un elemento che è uscito fuori dalla visuale, che invece è un elemento determinante. Un passo indietro, nel 2015 esce un grande successo editoriale chiamato Homo Deus, di Noah Harari. Lo studioso israeliano sostiene che l'uomo, fin dalla sua comparsa, ha dovuto misurarsi con tre flagelli sui quali non aveva alcun controllo: le guerre, le carestie e le epidemie, ma che la nostra epoca si differenzia da tutte le epoche precedenti proprio per questo, perché invece l'uomo, attraverso la scienza, attraverso la conoscenza, la tecnologia, le istituzioni democratiche, ha imparato a controllare questi tre fattori di profonda destabilizzazione. Ebbene, questo libro, dicevo, è del 2015, eppure sembra di un'altra epoca a leggerlo adesso. Il numero dei contagi, quelli accertati nel mondo, supera oggi i 3 milioni. I decessi sono arrivati ad oltre 210.000. Secondo uno studio fondato sui dati dell'OMS, potrebbe ammalarsi nel mondo, nel giro di breve tempo, 1 miliardo di persone. E ricordiamo che nei paesi strutturalmente più fragili il virus si sta affacciando appena ora. E poi io non voglio ferire la sensibilità di nessuno, ma credo che sia doveroso in quest'Aula ricordare delle immagini che io credo abbiano scioccato e tolto il fiato a tutti noi solo pochi giorni fa. Non è passato molto tempo da quando abbiamo visto, in un silenzio irreale, nelle nostre televisioni, almeno io l'ho vista in televisione, ma qualcuno l'ha dovuta vedere dal vivo, le immagini dei camion militari che trasportavano le bare dei defunti fuori da Bergamo perché non c'erano più i posti, neanche per i morti. Abbiamo il controllo? Abbiamo quindi il controllo su questi eventi? Lo abbiamo davvero? Non è forse questo lo shock che abbiamo subito, lo schiaffo che hanno preso le nostre certezze? Noi pensavamo che una situazione del genere non si sarebbe mai potuta verificare, che saremmo stati in grado di controllarla. Abbiamo scoperto che non è così. Però, paradossalmente, nonostante la scoperta sia proprio recentissima, c'è ancora qualcuno, c'è oggi qualcuno, anche in quest'Aula, che sembra aver dimenticato le immagini di Bergamo e pretendere che tutto, dall'oggi al domani, ritorni esattamente come prima. Ossia, cancellare quello che abbiamo visto, quello che abbiamo vissuto e lo spettro di quello che potremmo vivere e far finta che nulla sia successo. Noi siamo stati i primi, Presidente, purtroppo, ad essere colpiti da questo flagello in Europa. Abbiamo quindi dovuto adottare delle soluzioni che poi anche altri paesi hanno seguito, delle soluzioni per le quali l'Italia è stata elogiata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tanto che si è parlato di modello italiano. Però, Presidente, io mi sono chiesta fin dal primo momento, perché si è detto Francia, Germania, Spagna imitano il modello italiano, ma io mi sono chiesta, ma ci stanno davvero imitando? O forse la verità vera è che non c'è un altro modo, non c'era e non c'è mai stato un altro modo di reagire a questo virus. Noi l'avevamo già visto in Cina, eppure diciamocelo, abbiamo pensato che quello era un altro mondo, era un'altra storia e se mai fosse arrivato qui per noi sarebbe stato diverso. Ma questo non è una colpa, questo è umano, è l'umana reazione e l'hanno fatto tutti i paesi hanno pensato lo stesso. E l'esempio più paradigmatico è quello della Gran Bretagna, di Boris Johnson, che da una posizione di pragmaticissima immunità di gregge è dovuta immediatamente tornare sui suoi passi e chiudere tutto, chiudere anche loro tutto per salvarsi, perché un'altra strada non c'è. Questo è un fatto. Ma passiamo allora alla tanto discussa fase 2, criticata anche in quest'Aula, anche adesso. Criticata perché? Perché evidentemente, come dicevo, qualcuno pensa che all'improvviso si possa
riaprire tutto. Eppure lei, Presidente, l'aveva preannunciato ampiamente che la fase 2 sarebbe stata graduale, che sarebbe stato impensabile tornare improvvisamente alla realtà che vivevamo prima di marzo. Segnali incoraggianti ce ne sono riguardo alla flessione della curva epidemiologica, ma la gradualità resta d'obbligo. Responsabilità, gradualità, prudenza, principio di precauzione, come ha detto lei, Presidente, questi sono i principi a cui l'azione del Governo si è ispirata in un costante confronto con la scienza. E anche questo è il risultato motivo di accusa, anche questo è il risultato motivo di critica. Lei ha parlato di doxa ed episteme. Presidente, io temo lei abbia volato un po' troppo alto a volte per quest'Aula, però si potrebbe dire fake news e informazione, si potrebbe tradurre. Fake news e informazione. Noi abbiamo scelto di affidarci alla scienza. Perché? Perché ci sono ancora troppe cose che non sappiamo, di questo vaccino. Anche lei l'ha ricordato, Presidente. Non sappiamo ancora l'immunità, se si sviluppi davvero, quanto duri questa immunità. Tutti i centri di ricerca stanno concentrandosi sul reperimento di un vaccino, ma non siamo ancora neanche sicuri al 100% che un vaccino si possa mai davvero trovare, perché non risulta che esista un vaccino per il virus delle SARS. Eppure la politica è stata accusata di essere pavida e di nascondersi dietro agli scienziati. Questa è la colpa. E la cosa paradossale è che questa accusa è venuta da chi, pochi mesi or sono, ci accusava invece di affidarci allo sciamanesimo. Allora lo sciamanesimo non gli andava bene ad agosto, oggi non gli va bene la scienza. Mi viene da pensare che il cortocircuito sia nella fonte di queste critiche ed accuse e non invece in chi cerca di ispirarsi ai principi della scienza. Lei ha citato anche le grandi democrazie europee, Presidente, e brevemente vorrei ricordare a tutti che, poiché l'Italia non è una monade senza porte e senza finestre, il confronto è sempre opportuno e quello che stanno facendo gli altri non è dissimile da quello che stiamo facendo noi. Chi frettolosamente aveva cercato di riaprire, altrettanto frettolosamente sta facendo marcia indietro. La Francia, che prevedeva una riapertura integrale per le scuole per l'11 maggio, ha invece ora detto che sarà su base volontaria, e questa sì è una grossa responsabilità che le scuole o le singole province si devono assumere. Anche la Germania da lunedì scorso è tornato il valore a 1, abbiamo sentito anche delle obiezioni riguardo a questo, ma è un fatto che ancora non esiste una data in Germania per la riapertura di bar, ristoranti, birrerie. Anche la Spagna ha la sua... alla sua roadmap in 4 tappe bisettimanali, e tutto sempre rivedibile a seconda dell'andamento della curva epidemiologica. Le misure economiche lei l'ha ampiamente e dettagliatamente già illustrate, per cui io non mi soffermerò nuovamente nell'illustrazione delle misure economiche che questo governo ha già fatto e sta varando. I 25 miliardi, i 55 miliardi stanziati oggi e votati oggi con lo scostamento di bilancio, il fondo, gli 8 miliardi a fondo perduto per le piccole e micro imprese. Ad oggi sono 28.000 le richieste di prestito di 25.000 euro al 100% di garanzia, e l'INPS ha evaso più domande di cassa integrazione in questo ultimo mese di quante non avesse evase negli ultimi 5 anni. Ora la palla passa all'Europa, Presidente. E riguardo all'Europa, io non posso che ringraziarla per quello che lei ha fatto, per aver quantomeno ridato dignità in sede europea a questo Paese. Per anni il Parlamento europeo è stato, lo sappiamo bene, il cimitero degli elefanti. Qualcuno qui ha la memoria corta, ma io me lo ricordo bene, perché non sono lontani i tempi in cui eravamo rappresentati da personaggi improbabili che si lasciavano andare a battute da bar dello sport o che si esibivano spavaldamente in conversazioni in lingue straniere, gettando l'intero paese nell'imbarazzo.
L'inerzia dell'Italia a Bruxelles è stata funzionale, ovviamente, al poter poi tornare in patria a gridare che è tutta colpa dell'Europa matrigna e cattiva. Ma in realtà semplicemente non c'era nessuno allora lì che fosse in grado di difendere gli interessi del paese. Oggi finalmente l'Italia non solo è un paese ascoltato, ma è un paese che traccia la linea da seguire anche per altri grandi paesi. E così abbiamo ottenuto che si mettessero sul tavolo strumenti finora neanche sperati. E tutto questo non l'ha ottenuto, Presidente, sbattendo i pugni sul tavolo, come pure si è sempre detto che bisognerebbe fare, ma l'ha ottenuto, pensiamo un po', con la forza delle argomentazioni e con una capacità diplomatica che questo Paese non conosceva da decenni. È solo grazie alla serietà delle interlocuzioni che noi oggi possiamo discutere di recovery fund, di messa in comune del debito, di un massiccio piano di interventi della BCE e lo stesso piano Shore, per quanto introduce un principio di solidarietà all'interno dell'Unione Europea nel reperimento delle risorse che fino a poco fa era del tutto inimmaginabile. Ma questo, Presidente, nessuno glielo riconoscerà, nessuno glielo sta riconoscendo se non chi si fida della sua azione. L'hanno accusata, Presidente, di tutto e del contrario di tutto, di decisionismo e di non decidere, di parlare alla nazione troppo, troppo poco, troppo presto, troppo tardi. Addirittura l'hanno accusata di incostituzionalità da parte di chi viene il sospetto di pensare che la Costituzione non l'abbia neanche mai letta. E sia, lei elegantemente ha dato una risposta. Questo Paese, Presidente, non solo ha avuto la sfortuna di essere il primo ad essere colpito così duramente da questa epidemia, ma ha avuto la sfortuna anche di avere l'opposizione più irresponsabile, la quale ora ha anche la sfacciataggine di intestarsi il merito del voto sullo scostamento del DEF. E quindi anche in quest'Aula ci tocca smentire l'ennesima fake news. I numeri c'erano, i numeri ci sono. Una nostra senatrice si è infortunata, è in ospedale. Con la maggioranza hanno votato altri due senatori che non sono certo ascrivibili alla sensibilità del centrodestra. La maggioranza c'è, esiste, resiste. Concluda, per cortesia. Concludo con un'esortazione, con una preghiera, Presidente. Sebbene sappiamo quanto sacrificio, quanto impegno, quanto sforzo le costi e le stia costando, noi le chiediamo di continuare il suo lavoro per noi e per tutto il Paese esattamente così come lo sta portando avanti. Grazie.